Un paese che non abbandona le tradizioni, ma che vive il passato ancora nella modernità del presente. Samurai, automobili, scotennamenti e vabbè, continuando questo video rimarrete stupiti. Avrete sicuramente sentito parlare dei samurai. Questa casta guerriera si distingueva, tra le altre cose, grazie alla katana, la spada giapponese, accompagnata dal wakizashi, sua sorella minore. Costituiva il daisho, che veniva portato infilato nel lobi, la cintura, sul fianco sinistro. La katana, oltre ad essere un simbolo di status, era anche un oggetto molto importante, e non solo come arma, ma proprio come collegamento con la propria famiglia e tramite essa il clan. Essa racchiudeva ed incanalava lo spirito dei sacri antenati. Ma se così le cose non c'è da meravigliarsi se il samurai non gradisse che le si mancasse di rispetto o la si rovinasse. Anche il solo urtarla per errore era una grave mancanza di rispetto, che fin troppo spesso finiva per dover essere lavata nel sangue. Così, onde evitare situazioni spiacevoli, i samurai iniziarono a camminare tenendola a sinistra, in modo che la spada fosse protetta. E così ancora oggi viene naturale per i giapponesi tenere la sinistra, tanto che perfino la guida delle vetture è a sinistra, così come invertita rispetto a noi italiani è la posizione del guidatore all'interno delle vetture. Solo una città in Giappone non tiene conto della regola della sinistra, solo tra i pedoni ovviamente, e le automobili circolano come nel resto del paese. Ed è Osaka. Gli osachesi affermano che è per il tratto internazionale della città, il suo essere moderno e di mentalità aperta. Cittadini di altre città spesso deridono questa diversità, dicendo che a Osaka non c'erano i samurai, e in effetti non era certo la casta più presente. In realtà c'è un'altra città in cui questa regola a volte viene seguita e a volte no. A Tokyo, nella metropolitana o nelle stazioni ferroviarie e altri luoghi pubblici, a volte viene chiesto di tenere la sinistra, a volte la destra. Ma Tokyo non è il Giappone, per cui in realtà non c'è da stupirsi. Capita spesso di leggere e ascoltare il saputello della giornata, quello che ha ottenuto la conoscenza infusa dai cieli e del Giappone e dei giapponesi, sa tutto. A volte in bene, a volte in male, sapendo tutto e avendo capito tutto, ottiene il diritto divino di poter criticare, dileggiare, offendere o comunque mostrare a modo suo un paese. Chi invece vive in Giappone o ha a che fare con loro si accontenta di continuare a vivere in questo paese, a poter guardare, vivere e condividere nella società, senza erigersi a giudice di niente, soprattutto senza mai sentire la profonda arroganza nel criticare qualcosa semplicemente perché è diversa dalla nostra cultura natia e quindi sbagliata di base. Sì.